No, non è un discorso scritto, io non amo scrivere discorsi, faccio un canovaccio durante la seduta. Certo, intervenire dopo il presidente della regione e gli amici consiglieri comunali non è una cosa semplice, anche se non ero venuto stasera per fare il mio intervento. Figuratevi che non ho neanche portato gli occhiali da vicino. Già sono in un'età avanzata, quindi ho la presbiopia. Leggo malissimo, però mi è sembrato doveroso fare un piccolo intervento che sarà brevissimo. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento particolare alle autorità religiose, Sua Eccellenza Monsignor Mogavero, al Presidente della Regione, Onorevole Crocetta, alle forze militari che ho visto presenti tutte. Il malaffare. Qualcuno stasera parlò di malaffare. Il malaffare ha delle radici profonde, che sicuramente non sono solamente in Sicilia, questa terra martoriata, ma non facciamo retorica, andiamo al dunque. Il malaffare è in tutta Italia, è in tutta Europa. No, non si preoccupi, presidente, quando finisce? No, non ho nessuna fretta io. È in Non me tutta ne devo averla, Europa perché se... e in tutto il mondo. Certo, non è che noi possiamo andarci a occupare del malaffare, non so, di Busto Arsizio o di Milano. Ci occupiamo di quello che c'è qui, a Castelvetrano. Castelvetrano, paese martoriato, conosciuto per Giuliano, Salvatore Giuliano, il bandito Giuliano. Conosciuto per il delitto del sindaco Lipari, conosciuto per Matteo Messina Denaro e qualche suo omonimo. Beh, questa è una cosa che fa molto pensare. Una solidarietà. Una retorica solidarietà che però viene dal profondo del cuore, e lei lo sa, alla dottoressa Ferraro, che io ho conosciuto in altre circostanze parecchi anni addietro, in posti molto più belli, dove abbiamo parlato di tutto tranne che di mafia, di mafiosità, di estorsioni o di chi che sia. Abbiamo parlato di tutt'altro. Stasera ci ritroviamo qui, in aula consiliare, a darle solidarietà per questa estorsione che le è stata fatta. E una solidarietà va al mio amico Pasquale Calamì, che è stato vittima di soprusi da parte di questa gente. Atti intimidatori di bassissimo livello, vergognosi. E io mi vergogno di essere compaesano di questa gente che commette questi atti vili e di bassa, ripeto, di basso livello, veramente di basso livello. Poco fa qualcuno parlò storicamente di quella che Beppe Grillo ha definito quasi una mafia romantica. Ricordiamoci che una delle cose che mi hanno sconvolto più nella mia vita è quando ho visto un film in televisione dove quel bambino di cui parlava, ora non mi ricordo, forse il presidente Crocetta, di quel bambino che fu ucciso. Credo che hanno messo delle cianuro, non so, qualcosa in ospedale, il medico, perché aveva assistito all'omicidio, a un omicidio.
in un paese vicino. A Corleone. Io forse è un'utopia, ma intanto un passo avanti lo stiamo facendo. Ne stiamo parlando. Qualcuno poco fa disse in silenzio, va combattuta e non ha torto, perché effettivamente ci sono, c'è la magistratura, ci sono gli inquirenti, c'è la polizia, ci sono i carabinieri che devono fare il loro corso. Quindi mi pare che stiamo facendo un po' troppa di pubblicità, o quando ci vuole, ci vuole. E sto vedendo un po' troppo di pubblicità a questa gente, che tra l'altro non se lo merita assolutamente. Salvatore Vaccarino, il mio collega, consigliere Salvatore Vaccarino, ha detto delle cose bellissime. Guardiamo Selinunte, guardiamo le bellezze del nostro territorio che potrebbe essere sfruttato per agevolare chi vuole fare l'imprenditore dalle nostre parti, che ha paura, perché io che vado in Spagna e mi dovete scusare se mi permetto, anche una puttana mi dice in Sicilia c'è la mafia. Una volta ci fu una persona che mi disse io preferisco andare in Marocco. Usiamo termini, consigliere, buonsignore, usiamo termini più adeguati. Guardi, la televisione ne Guarda, usa di peggio. consigliere, La consigliere, televisione ne usa di peggio. silenzio, Quindi, usiamo andiamoci termini più tutto adeguati. questo vostro perbenismo non mi Consigliere, fa buonsignore. perdire e basta. Consigliere, buonsignore, non provochi. Oh, prego il pubblico in sala di fare silenzio. Sto dicendo che mi hanno Consigliere, criticato. buonsignore, si venga a concludere. Mi hanno criticato perché ho detto una parola. E io infatti l'ho ripreso. Oh, consigliere Bonsignore. Vabbè, Consigliere è Bonsignore. molto facile. Consigliere Bonsignore, si avvia a concludere anche perché abbiamo Sì, io salutato. mi avvio a concludere. Benissimo. Però così E la prego. veniamo apostrofati in tutta Europa La come prego di. mafiosi e io non lo Consigliere sono e non Bonsignore. ci sto. Consigliere Bonsignore, la prego. Oh, Presidente. Mi ascolta. Oh. La prego Allora, di io usare termini. mi Consigliere auguro. Bonsignore. Oh, sto parlando. La prego di usare termini più adeguati all'assise in cui ci troviamo. Beh, vuol dire che lei non guarda la televisione. No, io la televisione non mi interessa. Allora, Qua siamo pensi, in vabbè. un'aula Va bene, istituzionale e dobbiamo rispettare chiedo le scusa ai istituzioni. perbenisti, ma non ho detto una parolaccia. Ho detto una parola che Si si trova avvia a anche sul concludere. vocabolario. Si avvia Se a lei prende il concludere. vocabolario che là dentro si trova. Si avvia a Ok? concludere, consiglio di pensare. Vabbè, chiudiamo il discorso. Io mi auguro che al più presto prevalga totalmente la legalità. Perché non si possa più parlare di malaffare e si possa parlare del parco archeologico di Selinunte. Grazie. Chiesto di intervenire la professoressa Garofalo.